Ciao, noi siamo Fernando e Luca Fidanza, gli autori di questo libro che si chiama Cina, le radici profonde. Siamo estasiati da questa opportunità che abbiamo avuto questa sera di stare qui alla Corte dei Miracoli a Milano. Noi abbiamo scritto questo libro di fotografie e poesie che è dedicato agli anziani cinesi, nonostante sulla copertina ci sia un ragazzino. Perché abbiamo trovato nel rapporto tra nuove generazioni e anziani cinesi un rapporto filosofico, sociale e politico che rappresenta molto cosa è la Cina adesso. Il libro, come diceva mio fratello, nasce da una necessità di raccontare una Cina diversa da quella che viene raccontata più delle volte dai media e dalla comunicazione internazionale, e soprattutto perché siamo cresciuti nel sentimento della memoria a casa nostra, per cui abbiamo sempre avuto un rispetto quasi, non quasi, ma profondamente vero nei confronti dei nonni e dei genitori con cui abbiamo vissuto. Abbiamo potuto osservare il rapporto profondo che lega appunto le diverse generazioni cinesi, e da questo abbiamo concluso che dovevamo in qualche modo mettere su carta e in note e in immagini questo concetto che è molto importante perché la Cina sta cambiando rapidamente. La musica era dei poeti, rovinava la gloria, insegnava agli analfabeti la nostra storia. Ora comporta la nostra lista a fievolirsi. Se noi copriamo la foto e leggiamo soltanto la poesia, è una poesia che può essere riferita a noi stessi. Poi scopriamo che c'è un cinese. Cosa dimostra questo? Che noi e i cinesi siamo semplicemente uomini, con gli stessi problemi, sentimenti, dubbi e via dicendo. Ascoltiamoci, incontriamoci, perché in realtà siamo uguali. Abbiamo sì lingue diverse, storia diversa, cultura diversa, ma i problemi di tutti i giorni, i sentimenti di tutti i giorni sono gli stessi. Uomini, uomini, Cina, Italia, America, uniamoci, ascoltiamoci. La Cina è, non voglio ascoltatori quieti, non vi voglio ubbidienti,